La prima delle quattro serate organizzate per conoscere la carne certificata del marchio Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP è andata in scena venerdì 17 marzo presso il ristorante Il Patriarca di Chiusi. La chef Katia Maccari ha ospitato nella sua splendida cucina le brigate di altri tre chef, un lavoro che ha messo a confronto tecniche diverse, fondendole in una vera poesia. La sfida è rendere gourmet anche i tagli poveri della chianina. Per noi questo lavoro dei tagli poveri è importante perché rispetta quelle concezioni poi della sostenibilità, che questa attività dell'allevamento deve essere poi sostenibile a tutti gli effetti e quindi l'animale giustamente ecco, si deve sfruttare per tutte le sue parti, altrimenti se si vuole solo quel piccolo pezzetto, giustamente dobbiamo ricorrere agli allevamenti intensivi perché altrimenti non c'è la materia prima. Il primo piatto ad uscire è stato il carciofo farcito di animelle della chef Silvia Baracchi del ristorante Il Falconiere di Cortona. Un carciofo ripieno di animelle, quindi con il suo fondo di cottura e il gelato al carciofo. Sì, una sua specialità. Eh sì, è un piatto che qualche volta è entrato anche nel menù, ora questa volta, quest'anno ancora non lo so, perché noi riapriamo adesso il 31 di marzo e il menù è work in progress. A seguire la terrina di coda di chianina dello chef Mattia Puzzulo del ristorante L'Altro Cantuccio di Montepulciano. Questa terrina fatta con la coda della chianina, sopra metteremo una foglia di shiso che è una foglia molto aromatica che ricorda il cumino e quindi dà una sensazione leggermente speziata che ti porta in India, e l'accompagniamo con del ribes fermentato, quindi che abbiamo fermentato 2 settimane, con questo sapore leggermente piccante, e del gel di carpione, sempre per ricordare un po' le verdure in carpione che venivano messe sui bolliti per tipo una giardiniera per pulire un po' la bocca per accompagnarlo, insomma. Chef Katia Maccari del Patriarca ha rivisitato i conchiglioni con ragù di chianina. Stasera presento un conchiglione panarese ripieno con un ragù bianco di chianina per l'appunto, su una fonduta di pecorino e una polvere di peperone. Ha chiuso la degustazione lo stinco di chianina elaborato da chef Leonardo De Candia della Lancia d'Oro di Arezzo. Io ho preparato il secondo piatto, che è lo stinco ovviamente di chianina in gremolata di verdure, accompagnato da una piccola polentina gratinata, un fungo cardoncello e una spuma di pecorino. Insomma, la presentazione, la lavorazione dei piatti, l'abbinamento dei vini della cantina Podernuovo a Palazzone con la carne dell'azienda agricola San Giobbe ha convinto tutti i presenti. Chianina a tavola in tour dà appuntamento alla seconda serata, in programma per giovedì 13 aprile al ristorante La Lancia d'Oro di Arezzo, con un nuovo menù.